Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Bannerlord. Jafar è di nuovo tra noi. Siamo a Dubiar alla ricerca di un gruppo di facinorosi, ribelli, rompipalle che vengono avvistati di volta in volta attorno a dei villaggi diversi. Adesso dovremmo andare al villaggio di Medeni. Infatti, io cercavo alla fine dell'episodio scorso questo gruppo a Kablab, e invece mi è stato detto che adesso sono da tutt'altra parte. Ok. Allora, abbiamo giurato fedeltà agli Azeri, quindi adesso siamo dei veri e propri nobili. Davo un'occhiata prima di iniziare la registrazione che finalmente i laboratori stanno iniziando a dare profitto. Poco però hanno appena iniziato, quindi questo sarà un profitto fisso che otterrò e magari sarà tendere anche in grado di pagare l'intero esercito, che è necessario, altrimenti l'esercito non riesco a farlo crescere, a meno che finché non mi danno un castello o una città. E Addas è stato trovato vicino al villaggio di Kinnar. Kinnar, ok. È probabilmente sceso qua sotto. Andiamo alla ricerca. Addas, eccolo qua. L'abbiamo beccato, ragazzi, con 110 uomini. 110 My uomini? greetings to you. No, ma questo è quello che mi ha dato la missione, raga. A Medeni è stato avvistato di nuovo, ok. E allora è sceso da questo lato. Proviamo a vedere se lo vediamo. Che noi siamo a Medeni. Adva. È lui? Si chiama Adva quello che devo. No, Asseid. Si chiama Asseid, quello che devo beccare. Che palle. Peace to you. Non mi dicono nulla. Magari andiamo verso Mia It. Chissà dove cavolo lo trovo questo. Già, avere fortuna, eh. Faccio un piccolo taglio, dai. Ok, ragazzi, adesso mi hanno praticamente. Le spie mi hanno praticamente detto che questo gruppo si trova a Mussum, completamente dall'altra parte. Quindi. E adesso ad Oka, stanno salendo, stanno salendo. Devo andare ad intercettare. Dovrebbero essere. Allora, qui c'è Arwa, ma non è il gruppo. Il gruppo è questo, dovrebbe chiamarsi Haseid. Andiamo a vedere se troviamo qualcuno. Carovana, carovana. Carovana ancora. Predoni. Proviamo a salire, vediamo se. Abbiamo la fortuna di intercettarli. Qui c'era qualcuno. Il gruppo di Asseid, li abbiamo trovati, ragazzi. Sono 79? Sono 79, ragazzi. Fatemi vedere se io riesco a mettere in piedi un gruppo. Allora, io creo adesso un gruppo di Najun a cui do un po' di truppe, perché altrimenti io questi faccio una gran fatica a gestirli. Allora, gli assegneremo. Tra l'altro adesso gli devo dare della roba ai contadini e le reclute vanno a lui. Però gli do anche dei predoni e gli vado a dare anche della cavalleria elite in modo che abbia un po' di uomini fatto. Chiedo adesso a Najun di unirsi a me. Dovrebbe stare costo 0. Ah, non ha ancora il 40% degli uomini. Vediamo se riesco a darglielo allora. Recluta truppe, ok. Queste le do a lui. It's been a while. Voglio ispezionare le tue truppe. Ne ha 21. Per arrivare al 40% abbiamo bisogno. Najun è un 115 addirittura. Dobbiamo dargli più di una cinquantina di truppe per portarlo con noi. Ci sta? Ci sta sta cosa. Assegniamogliene 60. Fatto. E adesso gli chiediamo di unirsi. Ok,
Quindi praticamente abbiamo il gruppo nostro e il gruppo di nostro fratello. E perché questa cosa è importante? Perché adesso noi riusciamo praticamente a raddoppiare le dimensioni dell'esercito. Questi sono 79, non so di che qualità siano, ma anche se fossero di qualità scarsa, sono tantissimi. Quindi adesso vado a reclutare molte truppe. Che porto? Non ho abbastanza denaro. Devo andare a Dusanfulk o ad Anustica a vendere. Andiamo a Dusanfulk perché è la. Dove sta andando? Vota per dichiarare guerra all'impero meridionale proprio adesso. Calma, calma, calma. Allora, commercio. Con questo guadagniamo 700, non basta, andiamo a vendere tutto quello che è di valore e di cui posso liberarmi in fretta, anche il ferro certamente, perché altrimenti non riesco a pagare le truppe. Tra l'altro qui c'è un'arena, magari abbiamo fortuna. Entriamo. L'importante adesso è non perdere uno stendardo dello scudiero. Gesù. L'importante adesso è di non perdere d'occhio il gruppo che sta scappando. Vabbè, raga, faccio un piccolo taglio. Ok, siamo in finale. Vi ho fatto saltare tutta la parte di cavalleria perché dura troppo. E anche se è divertente, una volta ogni tanto ci sta, ma non tutti gli episodi. Qui siamo in finale. Ok, mi sa che si finisce a spadate. Absolutely. È Najun, sì, è Najun, lo riconosco dall'elmo e adesso vedo anche la scritta. Buono. Allora, ci portiamo a casa il prestigio e lo stendardo, che è la cosa più importante perché voglio vedere quanto costa sto stendardo dello scudiero. 1.400, danno da carica aumentato. Ok, va bene, niente di che, lo vendiamo subito. È giusto per avere quei 1.000 in più, visto che i soldi sono un po' quello che sono. E qui. Visto che abbiamo detto che ci servivano uomini, andiamo a reclutare, andiamo a 72. Adesso andiamo a parlare al gruppo di Asehid con 130 uomini, avanguardia dei Faris Aseri. Saluti signore, come posso aiutarvi? Non hai il diritto di girare con le armi incitando la sommossa, sparisci. Sommossa, hai ricevuto informazioni sbagliate. I miei uomini siamo fedeli servi del sultano Munchidi. Stiamo semplicemente informando la popolazione che il nostro sultano è circondato da cattivi consiglieri che vogliono aumentare le tasse. Chiediamo ad Munchidi di pensare al suo popolo e alle sue esigenze. Lascia che provi a farti ragionare. Come? Allora, proviamo a vedere se con il fascino riusciamo a fargli cambiare idea. I nobili non vogliono far morire di fame nessuno, ma se non riscuotono le tasse non potranno respingere i banditi. Successo critico, veramente? Ma non posso controbattere. Forse hai ragione, ma non credo che smetteremo di pretendere rispetto ai nostri diritti. Ritorneremo a casa, ma presenteremo i nostri reclami in qualche altro modo. Ok, abbiamo guadagnato 6.750 oro semplicemente con una chiacchierata. E adesso possiamo votare se si va in guerra contro l'impero. Allora, tutti dicono sì, io non voglio spendere punti influenza semplicemente per buttare il mio voto. Però il rapporto con Thais andrà a migliorare, ok? Però mi astengo. Mi astengo perché così i punti influenza li tengo per me. La guerra inizia comunque. E noi adesso siamo in guerra contro l'impero. E siamo in guerra con 130 uomini. Mi metto a fare un reclutamento selvaggio per portare il nostro esercito a livelli molto più grandi. Noi dobbiamo ritornare a 100 e poi vabbè, il nostro fratello potrebbe fare altrettanto, potremmo avere addirittura 200 uomini ad un certo punto. E questo sicuramente ha il suo perché. Potremmo andare già addirittura a saccheggiare Polisia, per esempio. Però bilancio meno 5.000. Scusa? No, aspetta, aspetta, perché forse qui. No, aspetta, 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 aspetta.
meno 600. Perché? Bilancio meno 5.000 mi ha dato. Perdo 600 al giorno perché guadagno gli introiti di laboratorio, i salari del gruppo principale, spese del gruppo di Najun e tributi. Non l'ho capita sta cosa. Sapete cosa facciamo allora? Proviamo a buttarci nel territorio imperiale e vediamo se riusciamo a saccheggiare una carovana. Guarda, qui c'è carovana di Fadon della Seta. Probabilmente è molto veloce. Molto più veloce di noi. Meno 600 adesso. No, deve esserci stato qualche piccolo problema. Ok. Tristania 85. La dobbiamo intercettare. Che sbatti. Scappa, scappa, scappa. Andiamo a saccheggiare Avalipis. Effettua un'azione ostile, assalta il villaggio. Invio le truppe perché 38 miliziani. Io qui vado ad assaltare il villaggio e vado a fare un po'. Vado a fare un po' di macello. Recuperiamo anche prigionieri. Recuperiamo un po' di robaccia. E iniziamo con l'assalto. Ho saccheggiato grano, vabbè. Saccheggiato oro. Ok, stop. Interrompi l'assalto perché qui ci sono 84 uomini del gruppo di Seradon. Abbiamo guadagnato un punto da intendente ancora. Si possono donare alle truppe le armi scartate per esperienza aggiuntiva. Oppure più profitti delle tasse più 4 morale del gruppo se il numero di cavalcature è superiore a quello delle truppe diverse da cavalleria. Introiti dai dazi mi piace, anche se non so come si guadagnano i dazi. Poi andrò a vedermi un attimino online come regalare le armature, che già ho questa cosa. Stop. Halt. Before. Siamo 190 contro 140. La tua signora Ragaia non è degna della tua lealtà. Ah, qui posso praticamente convincerlo. Niente, ragazzi. Prova ad allontanarti. Tu, buona parte dei tuoi uomini dovresti riuscire a sopravvivere, non rischi di perdere fino a 19 soldati e parte del tuo carriaggio. Pensa a qualcos'altro. Attacchiamo in inferiorità numerica contro un esercito che è abbastanza tosto. L'unica cosa che mi viene da pensare è che io adesso prendo il gruppo 2, lo metto qua sopra, anche la cavalleria la metto qua sopra, la fanteria mi piacerebbe tenerla. Allora, abbiamo Najun, abbiamo Falsevor, abbiamo noi stessi sulla cavalleria. E adesso aspettiamo. E adesso aspettiamo con la nostra mega ascia. Loro hanno molti archi, poca cavalleria. Diciamo che vengano avanti. Adesso vengono avanti con un po' di arcieri a cavallo. E secondo me questi finiscono male perché sono pochi. 12 cavalli pesanti e 13 cavalli pesanti. E poi lì c'è tutto invece il gruppo grosso. Ok. E qui abbatto un albero. Non lasciamoci rompere le linee.
Stop. Allora, con calma, io dico che i nostri fanti, il gruppo 1 può attaccare, il gruppo 3 può attaccare, il gruppo 4 si mette a lato. Devo mettere in fuga, ragazzi. Perché comunque sono balestrieri. È roba abbastanza basic. Ok, adesso hanno anche loro le loro cavalcature che rompono le palle. Buono. Dico di caricare anche gli arcieri a cavallo. Allora, qui vediamo che cosa rimane. Rimane poco in realtà. Allora, dove sono i miei archi? Rimangono qua. Riportiamo. La mia fanteria è stata completamente macellata, completamente. Ho perso completamente la fanteria. Mi hanno devastato. Sì, la battaglia probabilmente la vinco. Ma a che prezzo? A che prezzo? Wow. L'unica qui è che devo fare un prigioniero di rilievo per poi poterlo vendere al mio sovrano. Dico alla cavalleria di seguirmi, perché voglio vedere se riesco. Questi stanno facendo praticamente gruppo là sopra. Un cavaliere pesante loro. Tristania, questo era un eroe. Ok, adesso. Anche questo è un eroe. Era, no, era un Faris. Caricare. Che praticamente rimangono 4 uomini o giù di lì. Questo è un cavaliere. Era un cavaliere. Ok. Rimane un fante. Ragazzi, siamo stati macellati sul campo, ma abbiamo fatto una battaglia campale eroica. Eroica. Jafar come vassallo a zero praticamente esordisce dimostrando di poter mettere in difficoltà un impero. Allora, dei nostri uomini, dei 184, ne sono morti 73. Ci hanno dimezzato. Però abbiamo fatto una battaglia che li ha devastati. Guadagniamo prestigio, guadagniamo 34,8 di influenza, guadagniamo morale e bottino. Allora, rimane il gruppo di Tristania qui, il gruppo di Seradon. Questi sono cavalieri. Attacchiamoli sul campo perché se posso cerco di prenderli... Cerco di prenderli vivi. Perché se faccio invia truppe non lo so. No, sono dei contadini, ragazzi. Pensavo fossero dei nobili. O almeno. Va bene. Vinta anche questa. Allora, l'Arconte Seradon
Confido che rispetterai le consuetudini della guerra e mi permetterai di pagare il giusto riscatto. Sei il mio prigioniero ora. Sono la vostra mercé. Abbiamo 57 prigionieri. Attenzione. Adesso questi scappano subito. Fatto. E abbiamo... È il loot. Ragazzi, il loot. E che loot che abbiamo. Paracolli, spade, il pilum, finalmente. Ah, se io mi lascio il bottino... Adesso ho capito. Se io mi lascio il bottino alle spalle, le truppe ottengono esperienza. Io me lo prendo il bottino. Adesso ho capito come funziona. Comunque, adesso, detto tra noi, andiamo al castello di Lavenia, che molliamo... Andiamo a mollare i prigionieri meno utili. Questi ci attaccano, siamo fottuti. Sono troppo lenti. Siamo troppo lenti. Allora, molliamo le reclute. Dobbiamo tenerne 26 al massimo. Fatto. Perché andiamo così lenti, ragazzi? Perché fight, I would know your name. Niente, ci hanno attaccato all'interno del villaggio. Allora, io questo qui non attacco, se gli lascio Seradon ovviamente accetta, ma probabilmente gli vado a dare... evito di morire male e potrei dargli il prigioniero però. Offerta automatica, gli devo dare denari, cavalli, gli devo dare un sacco di roba. Ti attacchi al cazzo. Prova ad allontanarti, scappa e vai verso il castello. Allora, praticamente abbiamo perso fanteria, abbiamo perso acciaio, beni commerciali, spallacci di qua, abbiamo perso un sacco di roba. Un sacco di roba, ragazzi. Dono tutti i prigionieri per guadagnare ancora più influenza. Ah, ok. Gli dono sera. Non posso, cazzo, non posso donare i prigionieri? Andiamo al castello di Tamnu. Intanto Lavenia è stata presa, messa d'assedio, quindi. Aspetta che provo a vedere se vado ad Adua, se glieli do a lui i prigionieri. Parla con il comandante. Allora, io gli do Seradon. Quanto mi dà? Sto prigioniero mi vale veramente buona sta cosa. Proviamo a vedere con un 3100 se me lo accetta. Un 3500, un 3450. Ok. Allora, guadagniamo 3400, 3400 dando il prigioniero all'emiro. Buono. Ora devo andare. Io non mi vado subito ad infilare in questo esercito, perché vado prima di tutto alle segrete a donare il resto dei prigionieri. Ottengo uno, ma chi se ne frega, abbiamo già un bel 118. E adesso passiamo in rassegna un attimo il nostro gruppo. Perché al momento abbiamo 46 truppe, ce ne sono 8 ferite che però poi si riprendono. Mentre invece il gruppo di Najun come è messo? Ne ha 19. Terribile sta cosa.
Direi di fare il giro di tutti questi paesi fino a Dusenfulk. Io questa carovana però la voglio eliminare. Non capisco perché rimane sempre così. E voglio reclutare uomini. Perché questa battaglia mi ha veramente garantito onori e glorie, ma mi ha devastato l'esercito. Poi a Dusanfulk vendiamo anche il bottino che abbiamo fatto. Isnenato, ok. E poi proviamo ad andare di nuovo nell'esercito del nostro sultano ad attaccare. Danustica addirittura avrebbe la possibilità di un'arena, ma forse non è il caso. Devo cliccare su recluta tutti, effettivamente, però vabbè. Allora, andiamo un attimo sugli oggetti, come il cuoio si vende tutto. Questo è cibo. Allora, posso vendere tutte queste armi tranne il pilum che voglio tenere io. Il paramerino in acciaio pregiato è semplicemente più lungo della mia spada. Il resto fa schifo, quindi vendo tutto. Qui abbiamo dei dardi pesanti da balestra, no? Vendo tutto. E qui abbiamo dei paracolli che praticamente sono molto migliori di quelli che ho. Il resto si può vendere. Sui cavalli probabilmente dobbiamo comprarne molti di più adesso perché devo comprarne molti di più perché cioè, ce li hanno praticamente macellati in battaglia. Qui abbiamo dei cavalli da sella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Li compro tutti, ragazzi. Li compro tutti, fatto. Porto a casa 15.000. Mi riporto a casa i cavalli da sella che mi rendono bello veloce. Adesso provo a salire nel territorio dei Kuzaiti e proviamo a reclutare nuovi uomini. Voglio tornare sul fronte con un esercito grande. Quanti cazzo di predoni ci sono, scusate? Questa è bella. Questo territorio è una predoneria assurda. Ah, Danustica tra l'altro è in guerra contro di noi, dicevo, si può andare a Danustica, sì, buonanotte. Andiamo a Karahan. Giafar ha perso il tratto coraggioso. No! Perché sono fuggito? No, io voto contro questa cosa della pace, perché dovrei... Perché dovrei accettare una cosa del genere? Niente, fanno la pace, ragazzi. Fanno la pace e va bene. Avremo semplicemente più tempo per prepararci alla prossima guerra. Perché sta cosa comunque mi fa ridere. Io adesso faccio una cosa, vado a nord e recluto degli Sturgeon da mettere in prima linea. As simple as that. Perché non vedo alternative. Intanto qui posso pagare per parlare a Mesui. Della follia di Nerezes. Mesui è una grande capa Kuzaita. E anche Hurlumhag probabilmente può parlare della follia. Perfetto, ragazzi. Andando a visitare questa città per caso abbiamo sbloccato due punti della Nerez Folly. Benissimo. Andiamo sul commercio. Perché qui possiamo ritornare a comprare roba di buon valore. Ad esempio, vabbè, il vino, il vasellame. Ma in realtà pochissima roba. E andiamo in arena, ci facciamo l'ultima arena per oggi. Vediamo un po' se guadagniamo qualcosa di buono. Uno spacca ossa. Mi piace tantissimo come suona. Spacca ossa. Come sempre qui i tornei. Noi siamo verdi. Sì, forse a spadate è meglio, va.
vabbè, faccio cagare come arciere, inutile. Sto mirando il cavallo. Sto mirando il cavallo, ragazzi, perché se questi cadono poi sono fottuti. No, vabbè. Ci sono altri cavalli che girondolano. No, vabbè, dai. Saltiamo il match, ragazzi. Abbandoniamo sta cosa perché mi sono rotto le palle. Il torneo si è concluso. Andiamo ad Akalat. Adesso con questi quattrini che ci siamo fatti, reclutiamo l'esercito, compriamo merci e facciamo una nuova carovana. Ad un certo punto mi convrà fondare una vera e propria carovana che mi farà guadagnare ancora più denaro. Ma diamoci tempo. Allora, commercio. Andiamo a vedere. L'olio si può vendere, le olive, vabbè. Praticamente posso vendere quello che non ho. E andiamo adesso in arena. Vediamo se questo è il torneo. Questo è il torneo con cui chiudiamo l'episodio. Sì, sciabola dritta, mi piace. E sono degli uno contro uno. Ste cose mi piacciono un casino perché durano meno e sono sicuramente più divertenti di uno contro uno. No, perché non l'ho centrato, scusa. Ok. L'unica cosa è che questi non ti danno lo scudo. Dove sono? 1, 2 e 3. Terza là sopra. Lasciamo che si ammazzino tra di loro. Vediamo chi sopravvive. Adesso arma bianca ovviamente per entrambi. Cerco di colpire quello con l'armatura. Ecco, infatti. Perfetto. E te pareva. Te pareva. Mettiamoli contro il mio. Dai, caricali. Ah no, uno ha le frecce e uno l'arco, ok. E l'arco, la lancia. Questa è una giù, maledetto. Che l'ho tutto corazzato. Non vuole, non cade neanche se gli spari una bomba atomica. Oh, è andato. Altre armi non ne ho, è soltanto questa lancia, ok. Ok, buono. Adesso lo metto all'angolo. Questo dovrebbe avere una sciabola, però. Sì, eccola qua. Buono. Finale, Jafar contro Guzukan. Ok, ok, buono, 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 questo mi piace. Questo mi piace. È difficile quest'arma, però mi piace un casino. Buono. Caduto da cavallo. Buono. Però 87 danno poteva schiattare. No! No! Maledetto, maledetto, maledetto! Vabbè ragazzi,
Ci siamo persi una scimitarra, però è stato divertente. Vi ringrazio per essere rimasti con me. È stato un episodio spettacolare con la prima battaglia con Jafar come generale. È stata una vittoria di Pirro, però ci ha fatto guadagnare tantissimi punti di influenza. Vuol dire che se la prossima guerra Zerai va bene, ci potrebbero assegnare un piccolo castello. Chi lo sa, incrociate le dita. Io però vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un like e vi appuntamento alla prossima.